Allora, questa chiesa è la piazza principale degli magistrati. Qui c'era la chiesa, la parte, e qui c'era il Vai. Ma è cambiato dai tempi in cui diceva che ci veniva anche con gli amici? È cambiato, sì, perché a un certo punto si è aperto un po' la mente della gente. Uno si doveva sentire obbligato, sia sul lavoro che all'interno del villaggio Piaggia, non si doveva sentire obbligato all'azienda perché lavorava lì. E sicché niente, è diventato la chiesa, lì c'è rimasta ma non funziona più. E hanno fatto una chiesa proprio del villaggio, dei villaggi, perché questo è il villaggio Piaggio, e oltre quel recinto da cui siete entrati c'è il villaggio comunale, che lì sono case dell'Istituto Autonomo Case Popolari, e lì anche lì stanno fatte in due o tre blocchi, e per lo più anche lì ci abitavano gente che lavorava alla Piaggio, insomma, e perché appunto l'azienda poi sono arrivati a 12.000 dipendenti, quindi ci sono entrati, che ti devo dire, 300-400 famiglie, non di più. Ti penso, insomma, mediamente due o tre figli, sono due figli, insomma. Poi il resto dei dipendenti della Piaggia, come stavo dicendo prima, veniva qui dalle colline, erano i figli o addirittura contadini che hanno smesso di fare i coltivatori diretti e siamo venuti a lavorare. Quindi era più come una forma di centro di aggregazione, cioè quelli che vivevano qui, le famiglie, i ragazzini vivevano qui, hanno una scuola qui, la chiesa certo, qui. C'era la scuola che e anche era da una fuori, scuola comunale. Dalle campagne? No, no, c'è questo, no. Non le frequentavo. Qui prendete le scuole qui la De Amicis era via 24 maggio. E che divide praticamente il via 24 maggio divide il villaggio Piaggio dal villaggio comunale e nel mezzo c'è questa scuola che è pubblica, ci andava sia quelle del villaggio comunale che quelle del villaggio Piaggio. E ecco, l'unica cosa che è specifica dell'azienda è l'asilo nido a scuola materna, che era dedicata appunto, credo, non so se è la madre di Piaggio. E lo stesso qui appunto. Andavano a lavorare a catena anche senza una conoscenza specifica della meccanica o delle macchine, facevano un corso di aggiornamento veloce e per una vita questi hanno fatto lo stesso pezzo o come quando li mettevano a catena di montaggio e montavano soltanto la bobina, il fanale, cioè, erano contenti, in fondo al mese, indipendentemente da come era andato il tempo, che per i contadini, di quel tempo atmosfero, che per i contadini era una cosa... fondamentale, hanno rinunciato e il grosso praticamente l'hanno acquistato o comunque occupato le famiglie marchigiane, abruzzesi, che è stata la seconda ondata, cioè la prima ondata dopo che i contadini toscani si sono riversati sull'industria o sull'artigianato, addirittura tanti hanno aperto aziende che lavoravano per la Piaggio. Quindi facevano o montaggio o pezzi di ricambio per la Piaggio o comunque che ti devo dire, c'è una fabbrica di selle per le moto della Piaggio qui lungo la Tosca Romagnola. C'era un indotto. Era un indotto, esatto, che lavoravano. La Piaggio ha avuto un grande sviluppo perché appunto la Vespa è stato uno dei mezzi che una famiglia media poteva acquistare. E sicché niente, in Italia tutti con la Vespa, cioè, poi la pubblicità ha fatto il suo corso e così via. Ci racconta come è stato il suo ingresso alla Piaggio? Alla Piaggio, l'ingresso alla Piaggio è stato che io lavoravo in un'officina dell'indotto. Al momento che la Piaggio assumeva, fece la Piaggio. Sono entrato alla Piaggio nel 70 e sono venuto via nel 95, lavorando sempre all'Aquila, dove facevo l'Aquila. E la mia vita si è svolta lì dentro. Viveva qua? Sì, io stavo.
sono stato un po' in Pontedera, poi... E fai come ti pare. Poi sono tornato a Villaggio Piaggio. Tutta la vita l'ha passata qui, tra la fabbrica e il villaggio. Ho abitato a Pontedera, anche se ho vissuto 2 anni in centro. E sono entrato alla Piaggio che avevo nel 1949, che avevo 16 anni, uscii da professionale e andare a Piaggio. Fu assunto all'ufficio personale come fattorino, nel quale ufficio personale c'era il mio povero zio, che era insomma, un pezzetto grosso. Io dopo una settimana dissi, a me non mi ci piaceva, preferì andare in officina insieme a altri ragazzi che conoscevo. E da lì sono stato sempre in officina, alla meccanica, fino all'età di, fino al 1985, che sono venuto in pensione. Che età è entrato? Io alla Piaggio sono entrato nel 72, ho avuto 35 anni, cioè la vita è sempre passata dentro. Ho visto i costi di tutti, i scioperi, problemi ci sono stati, ecco. Quel tempo là, insomma, con le linee che venivano smantellate, venivano mandate la ti conosco, no? Cioè, quando lì perché la gente aveva pure di perdere il posto di lavoro, no? Posso dire questo? Ora mi ricordo l'anno, a tempi del governo Scelba, che voi eravate probabilmente in pancia a qualcuno, no? C'era, via via facevano degli scioperi anche abbastanza di lunga durata. Una volta eravamo dentro, davanti, era sciopero, eravamo davanti allo stabilimento, si aspettava, eravamo 4-5 amici, si organizzava per andare, per stabilire dove andare, no? A passare questo tempo dello sciopero. A un certo punto viene una camionetta, li chiamavano Celerini, scendano. Tutto manganellato, c'era Fasano, non so se lo conoscevi, il manganello nel capo divenne un binocolo così. Ma noi non si parlava né di politica o meno, si parlava solo di trovare per passare 2 ore. Che anni erano questi? Tempo dello scioperone. Mi pare... 68. No, prima. Prima. Il 62 c'è già. Il suo primo giorno di lavoro se lo ricorda. Lo ricordo quasi tanto. No, no, no. Volevo comprare i portelli a sparare. Non era contento di entrare? No, contento a giocare a sparare. Il lavoro, però dicevo, si fa, dove sono cascato. Perché a quel tempo là si... No, quel tempo là che entravo io faceva dalle 6 a un quarto alle 3, da un quarto alle 6 alle 11 e mezzo. Era più lungo. Quando entravo un quarto alle 2 e mezzo, guardi, sudare. Poi io entrai e ero alla Vespa, sempre alla tenere alla Vespa. Tine vecchie, la capanna di Bassi. Sì, lì si sudava, Però dice, mamma mia, dove si è. Io ho avuto la Vespa, comprai la prima Vespa nel 50 e l'ho avuta 7, 1, tutti gli anni cambiavo la Vespa, ossia ogni 6 mesi, perché si potevano acquistare la Vespa scontata per i dipendenti e eri obbligato a tenerla 6 mesi, dopodiché la potevi vendere. Io addirittura le prime Vespe l'acquistavo, le tenevo 6 mesi e dopo andavo al mio paese a Castelnuovo della Denga a Siena, dove avevo gli amici, e ci prendevo tutti i soldi che avevo pagato e forse ci guadagnavo qualcosa. Questo è stato per sì, fino al 55-56. Io quello vi posso raccontare che quando ero lì organizzai la partita con la Presa, ero il promotor, diciamo, no? È successo che c'era l'evento dei giapponesi, no? Che vennero a Pontedera per il minimo. Allora erano stati prima, dove lavoravo io, in Giappone, a vedere il funzionamento
Ma non mi sembra che i ragazzi c'è la dita là, i giapponesi, corri, corri, come si vede. Quando di là sono venuti qui loro, hanno visto come si lavorava noi, anche loro si sono un po', cioè andavano più di corsa, prima a prendere il caffè, faceva la carrellata, anche se si capiva un po'. Lì c'era il tempo dello shop, perché dove, l'officina doveva andare a Nusco. E allora si mette su una partita, cioè organizzata bene anche per il direttore del Minima. E fu che abbiamo organizzato questa partita con tutte le bandiere, gli inni, tutti. E fu una cosa simpatica, no? E infatti fu rilevato sul giornale tutto. E c'è... E l'aneddoto sono questi qui, che i giapponesi, quando vennero qui, videro il funzionamento, diciamo qui, ne andavano più di corsa. E la partita come andò? Andò che fu una bella festa, i giapponesi erano contenti, anche le ditte dell'indotto ci dettero la mano, le coppe, insomma, con le bandiere, tutto, insomma tutto un bandiere. Come si vede alla televisione, no, la partita di calcio per donazione. Ma chi vince? Vince la cucina lì. I giapponesi? No! Sapevano neanche come è fatto il pallone a quei tempi. Che potere, ci dette una mano, ci dette una mano. E c'è tutti i giornali in casa, tutti i tagli, tutte le foto, tutto. No, fu una cosa simpatica. Cioè, per prepararla ci si mise 2 mesi, perché siamo andati... Quando sono andato in Giappone, perché tutti i giorni eravamo riuniti per organizzare questa partita nel migliore dei modi, no? Senza... Allora gli dissi, voi portate quando ritornate, perché per le ferie loro andarono in Giappone, quando ritornate portate giù un 300, non so, di queste bandierine giapponesi, perché dove si trovano noi? Per mettere tutto intorno al campo, la bandiera, gli inni, portare tutto. E anche loro furono simpatici perché a tutti dettero un ventaglio di quello giapponese, insomma, una bella integrazione. Con le bandane, no? Vennero con lo stemma, sì, come diciamo loro. E poi la sera siamo andati tutti a cena e lì ci fu la premiazione. A tutti i giapponesi fu data la Torre di Pisa. C'era l'interprete e allora invece fu data all'ombra della sera di Volterra. Cioè, la cosa fu organizzata, c'era anche il direttore della Piscina, no, che ci dette una mano anche lui, perché io da solo non potevo fare tutto. Era il capo organizzativo? Sì, tutti organizzati di me, però loro non volevano figurare, era una cosa che è nata da voi, okay. Noi si dà una mano, la dovete sbrigare. Niente, però quando arrivava, dunque, anche per andare a cena, no? Dice io, siccome l'operaio voglia anche gli giapponesi non volevano pagare perché... Come anche mezzo? No, ma lì era il programma, allora intervenne questo direttore, dice no, quella cena penso tutto, pago tutto lui, no? Il problema era che questi giapponesi, siccome... Dice, quelle macchine ci eravamo organizzati per portarle, loro chi stava a Tirrenia, chi stava a Marina, chi erano dislocati, no, fa. Quelle lì sono tutte macchine che si prende un pullman, no? Quando si esce dal ristorante si prende tutto sul pullman, perché erano tutti messi dalle... Difatti succede qualcosa, cioè, un problema anche. Dio anche 6-7 mesi, 8 mesi, quell'anno lì. C'era Lennart Piaggio, allora era, ora questa via è una femore lì, cioè, c'era Lennart Piaggio che aveva un certo numero di vespe e poi per estrazione il sabato le consegnava ai dipendenti. Tempi là, insomma, mi a tutti si poteva comprare la Vespa. No? Mi ha invitato il comune di Ponte. E allora facevano la estrazione, coloro l'aveva richiesta e ti davano la Vespa per sabato, a passare il sabato. Magari eravamo due amici, toccava l'uno, poi andava insieme, poi toccava quell'altro e così.
Mi hanno dato i tempi in tutto. Ah, aspetta, sì. Eh, galera. Beh.